Ciao! In questo video lo sto girando per raccontarvi un attimino il mio hobby show di Milano, questa edizione primaverile del 2015, dove sono andata insieme a delle mie amiche. Infatti, magari avete già visto i video di Kia, di ieri o di Ana. Oltre a loro c'è anche la Sabri, la Lella che è arrivata un po' dopo, Denise, Angie. Sì, infatti Cristina ed Erminia mancavano. Comunque, in ogni caso, ecco, l'hobby show di quest'anno l'ho visto un po' più come un'occasione per incontrarci. Anzi, diciamo che i prezzi che ci sono nelle fiere fanno sì che sì, è bello fare un giro, magari comprare qualcosa, però ovviamente online conviene molto di più, quindi io le fiere le tratto più come, diciamo, un passatempo con le amiche, ecco. E questa volta ci siamo incontrate presto all'apertura della fiera e poi siamo andate a fare, diciamo, la seconda colazione insieme. Abbiamo preso un grande tavolo e ci siamo messe a scambiare le cose perché abbiamo deciso di portare un po' di materiale ognuno, magari quello che aveva in casa di più o che non usava, eccetera. Così magari a qualcun altro poteva servire. Io, siccome all'inizio non era chiaro come volevamo fare, avevo già preparato a casa dei sacchettini, un sacchettino per ogni ragazza, appunto, mettendo dentro il materiale abbastanza simile, a volte variava il colore, però diciamo il contenuto era più o meno lo stesso, mentre le altre ragazze hanno portato appunto un sacco di roba che abbiamo buttato sul tavolo e ci siamo messe lì a prendere. Io ovviamente ho messo tutto insieme, c'erano poche bustine, quindi infilavo un po' dove c'era spazio. Quindi sicuramente tantissime cose non mi ricorderò da chi le ho prese. Mi sto scusando adesso con le ragazze, ma veramente non me lo ricordo. Poi ecco, è stata la settimana che c'è stata dopo, è stata abbastanza di fuoco per me, quindi c'ho proprio il cervello fuso. Infatti sono le 7:30 di domenica, del primo momento in cui riesco a sedermi e riposarmi, ecco. Va bene, bando alle ciance, vi faccio vedere. Allora, per prima cosa vi faccio vedere questa cosa qua, che è un portaovetto fatto da Ana, che appunto ci ha fatto questi pensierini portando anche gli ovetti. E a me è capitato questo bellissimo celeste molto primaverile, perché lei, appunto, essendo molto brava, e partecipa spesso nei contest della Preziosa, e questo è uno dei suoi progetti, appunto, per mi sa questo mese che dovrebbe essere primavera come tema. Poi vediamo. Allora, questa è la coda di topo, che c'era anche una grigia che ho già utilizzato perché oggi è una festa di compleanno e mi serviva qualcosa a appendere il ciondolo. Quindi, Eri, ti ringrazio, è andata proprio, guarda, l'ho sfruttato subito. Poi, allora anche questo sicuramente ho preso dall'Aeri, è sulla base di legno con doppio foro, madreperla, molto bella. No, mi piace veramente tanto, bellissima. Poi, adesso vediamo se riesco a ricordarmi. Questi sono sicuramente i due cabo che ho preso, fatti in resina da Lella. Molto belli. Io poi ultimamente ho la fissa con gli oggetti piccoli perché sto sperimentando con soutache e ho visto che più grande l'elemento centrale, più grande mi esce il lavoro, e io, diciamo, tendo a non portare gli orecchini grandi e non posso fare ciondoli in eterno, quindi mi piacciono molto questi elementini piccoli, e questi poi hanno un colore che è proprio spettacolare. Poi vi faccio vedere questi qua, che sono fanno parte di un campionario del mosaico, si chiama mosaico, boh, il vetro di Murano che ha portato Sabrina. Guardate che belli, infatti c'erano tantissimi colori, ci siamo buttate tutte perché, ecco, come sapete, chi ha la mente creativa vede tutte le potenzialità di qualsiasi pezzettino che trova anche per strada. Poi la Denise ha portato gli smalti che ormai non usa, quindi io ho preso questi due colori, questo molto chiaro e questo invece grigino. E infatti magari dovrei mettermeli perché ultimamente non ho nemmeno tempo per mettere lo smalto. Poi Denise ha portato anche questi elementi molto particolari, sono rettangolari ma il foro è per così, di questo colore,
Poi c'è anche questa versione che sembra proprio pietra dura, sempre funziona allo stesso modo. Poi ci sono due neri, qua vedete anche questi ghiacciolini, sembrano proprio cristalli di ghiaccio, e altre perlozze. Qua ho anche delle monachelle che però non mi ricordo più da chi ho preso. Poi, allora, qua sono sicura che ho due spezzoni di catena in plastica e resina, questa qua fucsia e questa qua blu, che ho preso da Kia, come penso le stelline, sono tue Kia, non mi ricordo. Le mollettine sicuramente da Kia. Poi questi sono i ciondolini a forma di foglia che mi ricordo di aver preso dall'Angie. La catena a pallini non mi ricordo assolutamente da chi ho presa. Poi ci sono questi cuoricini, vedete che belli, scuri più chiari, questi, anche questi penso dalla Kia. Poi qua c'è la bustina di fritto misto, infatti mi ricordo ben poco. Allora, questo cristallo qua rosso con incastonatura da parte di Cristina, che anche se non è venuta ha portato tramite Ana una bustina di materiale per noi. Anche questa bellissima perlozza in porcellana è sua, cioè ormai mia. Questo è un fiore in wire, questo mi sa che è dall'Aeri. Poi come vedete ci sono un po' di gocce in cristalli di diversi colori, bellissimi. Ci sono i cuoricini in pasta di turchese, degli elementi, non so se metallo resina con il foro largo per i bracciali tipo Pandora, un po' di cipollotti, insomma, tutte cose molto molto belle. A proposito di cipollotti, ho preso anche questi sul dorato un po' e questi qua sul fumé. Questa una madreperla che mi ha regalato la Angie, bellissima. Il foro qua dietro, e io adesso devo decidere come lavorarla perché mi piace molto e sarà un bel ciondolo sicuro. Poi un altro fritto misto, come chiamo io, dove ci sono un po' di super duo grigie, un po' di perle cerate di diversi colori, dei cuoricini con il foro per così in madreperla bianca, dei barilotti in vetro, e questi potrebbero essere o da Ana oppure da Eri, perché loro entrambe, avendo vinto appunto il chilo di perline di Preziosa, della Preziosa, hanno portato un bel po' di belle perline in vetro. Da Eri sicuramente ho preso questi due cavo molto fucsia, molto shocking, e questo cavo con il fiore, con la rosa. Questo invece è un cavo che ho preso da Ana, e lei in un altro incontro ci ha regalato delle bustine di perline e avevo già dentro trovato un cabochon così, quindi adesso facciamo la coppia. E poi qua c'è una bustina di cipollotti vari, ho visto che c'è anche qualche bicono, tutto molto sluccicoso, bellissima, e non mi ricordo assolutamente da chi l'ho preso. Poi anche qui abbiamo le perlozze della Preziosa, queste, un po' di cipollotti, e qui questi li ho presi sicuramente, quelli sul rosa da Eri. Questi penso da Ana, anche questi, poi non lo so, questo spezzone di filo di cipollotti, non lo so. La roba era lì sul tavolo e quindi magari si finiva con la roba di una, arrivava la roba dell'altra, quindi poi magari si mischiava anche un pochino e io veramente lì ero come dei bambini. E poi avevo pure preso il caffè, io che l'ho preso, prendo veramente poche volte, quindi ero schizzatissima, avevo le mani che mi tremavano, quindi diciamo che non ero proprio in me. Poi ho preso questo qua, che è una base per attaccare un ciondolo quadrato. Io ho dei cabochon quadrati, spero che vadano bene come misura per questo. Poi, dalle ragazze che hanno portato appunto le perline delle Preziose, ho preso una bustina di queste qua rocaille, dovrebbero essere tipo 11,0 in questo bel celestino turchese. E poi un po' di farfalle in questo color crema perlato, in questo qua che è grigio un po' più matto, opaco, molto bello. Poi qua una bustina dove ho uno spezzone di catena roulò e dei appendiciondolo piuttosto che delle coppette, delle monachelle, c'è anche una chiusura T-bar. Qualcosa qua ho preso sicuramente da Angie e sono delle cose veramente molto molto belle. Poi ho preso qua
un segnalibro a forma di drago, vedete, che mi ha fatto venire in mente ovviamente il film, il libro L'Hobbit, e questo mi ha fatto venire in mente appunto il drago. Poi qua ho altri cipollotti, altre gocce. Qua vedrete anche questo bellissimo disco in madreperla con insieme i suoi piccoli fratellini, bellissimi. Io già ho un'idea su come lavorarli. E poi dalla Sabri ognuna ha ricevuto anche dei pezzettini di questa pelle dorata, molto molto bella, molto morbida. Secondo me si lavorerà benissimo perché anche il retro, vedete, è molto bello, non è di quelli, diciamo, con una specie di tela sotto. E poi dalla Eri ho preso anche questi tre cabochon, che sono i cavo che lei ha fatto in uno dei suoi tutorial in vetro, con sotto le fettine di murrine. E guardate questo, io sono stata molto felice a vederlo perché l'avevo visto già nel suo tutorial, nel suo video, mi è piaciuto moltissimo, adesso è mio, quindi sono felicissima. Poi c'è questo qua con i fiorellini e questo qua con invece le farfalle, che è tutto un po' effetto AB, bellissimo. E quindi questa è già tantissima roba ed è quello che mi è stato regalato. Poi allora sicuramente vi faccio vedere questa, che è la classica rete che ormai abbiamo preso tutti. Io diciamo non ce l'avevo, o non ce l'avevo abbastanza. E poi ho preso queste perlozze qua tipo bugle da questo negozio Fior di Luna, dove una ragazza veramente gentilissima ci ha spiegato appunto come fare, perché ho visto con questa rete una cintura che praticamente va in vita e si chiude da entrambi i lati, la rete si riempie di queste perlozze, e poi come chiusura veniva usato questo anello che si apre così, non so se vedete, ecco così, e con queste due perline accanto. Quindi io ho preso, diciamo, il kit per farmelo a casa, visto quanto tempo ho a disposizione, sicuramente lo farò per l'anno prossimo. Poi, di uno stand, passando praticamente alla fine, ho preso questa coppia di orecchini con la goccia nera di Monachelle, che mi sono piaciute molto. Secondo me è una creazione con una lavorazione a soutache, con magari un elemento appunto a forma di goccia nera lavorato intorno. Secondo me questo ci sta molto bene. Questi li ho pagati 3 euro. Poi ci siamo fermate dalla pallina, che è stata praticamente la prima tappa, e non ho preso tantissime cose, però tutte belle. Ho preso questi qua, che sono i sacchettini, quelli in organza piccolini, per magari appunto dei orecchini piccoli, perché avevo tutti i sacchettini un po' più grandi a casa. Poi ho preso questi cavo in vetro di Croico, vedete che bellissime, bellissimi effetti che hanno, e questi venivano 2,90 euro a bustina, a coppia, belli. Infatti ho presi lo stesso colore piccoli grandi, così magari riesco a lavorarli insieme e fare qualcosa. Poi ho preso questa coppia di perni abbastanza sbluccicosi, perché sto facendo un paio di orecchini a soutache sul verde. Peccato, non mi sono ricordata che io lì il verde l'ho abbinato all'oro, qua c'era l'argento, però comunque sono molto particolari queste monachelle, e quindi sicuramente le sfrutterò in qualche altro modo. Anche queste costavano 2 euro 90. Poi ho preso queste qua, rocaille della Miyuki 15-0, sono 10 grammi, Transparent Blue Grey Rainbow Luster. A me piacciono molto queste finiture rainbow, e quindi mi sembrava anche molto delicato come colore, perché vorrei fare magari gli orecchini sani, però mi piaceva l'idea di qualcosa un po' variegato, ecco. Poi ho preso appunto il Fireline da 12, 0,12. E ho preso quattro bustine di gocce della Swarovski, di questi colori azzurrino, verde smeraldo, cristalla B e ametisto, perché mi piacciono molto come,
come appunto per rifinire i ciondoli piuttosto che gli orecchini. E queste venivano 2,50 bustina. Sì, 2,50 bustina, ecco. Quindi vedete, cioè, così una mano già 10 euro. Ridendo e scherzando si spende sempre. Poi sono andata da Dive Bijou, dove ho preso i classici contenitori, questi qua, dove vedete già messi dentro, adesso li apro, cristalli, che sono invece i cristalli che ho preso da Filincanto. Li ho presi già alcuni la fiera scorsa, adesso ho preso dei quadrati rosa e le gocce rosa, non so se riuscite a vedere, ma sono due rose diverse un pochino. Poi ho preso questi qua, verdini, qualche ovale rosa, tutti abbastanza piccolini perché, come vi dicevo, mi piacciono le forme piccole ultimamente. Poi abbiamo questi invece, questo colore, scusate, questo, che non sono in vetro, in cristallo come gli altri, ma sono in resina. Infatti io stavo lì parlando con Annalisa che mi, diciamo, consigliava i colori di Soutache. E ho visto sotto questo e ho detto: ma mica sono Swarovski, perché non conoscevo i colori della Swarovski di questo genere. Ho detto: no, infatti sono cavo in resina. Ho detto: caspita, e questi colori mi piacciono moltissimo. Quindi ho preso, giusto per provare, che guardate che poi anche il retro è molto bello, molto ben rifinito. Per dire, questi qua invece che sono in cristallo, magari a volte bisognava stare attenti perché il retro era scheggiato. E ho preso una coppia di questi quadrati verdine, verdino mare, una coppia di ovali, questi qua, sembra opal, ametis, qualcosa del genere, e queste bellissime gocce, che adesso qua ne ho solo una perché l'altra è già sotto ai ferri, diciamo, è già in lavorazione. E da Filincanto ho preso anche questa catena che magari la faccio vedere perché io mi sono trovata personalmente molto bene, perché è una catena che è molto delicata. Ho un ciondolo dove ho usato questa catena, l'ho messa al matrimonio di mio fratello che si è sposato aprile l'anno scorso e non mi si è scurito da quel tempo, da quel momento, quindi posso dire che è molto buona. Ed è questa qua, come vedete, ha dei pallini piccolini ogni, diciamo, centimetro e mezzo. Secondo me in questo modo è un po' più particolare e poi è molto delicata, che a me piace molto, perché ho tante catene molto più pesanti che ho notato che non riesco mai a sfruttare perché opto sempre per le cose più delicate. E poi, infine, da The Feeling Canto ho preso la colla B6000, quella che ho visto utilizzare da Liliana Magnero, in effetti come applicatore a questo coso qua, che trovo veramente spettacolare. Che poi io ho già una colla con un beccuccio molto sottile, quella Ipocemen, solo che ha il beccuccio molto sottile e questa parte, aspettate un attimo, e questa parte qua che deve essere introdotta nel beccuccio è talmente sottile che veramente a volte passo ore prima di riuscire a chiudere la colla. E poi ho voluto provare le loro piattine. Siccome mi piacevano molto quelle jeans, ho preso 3 metri di questa più scura, più 1 metro di questa più chiara, che adesso non è più 1 metro perché non sono più 3 metri perché ho già tagliuzzato un pochino per infatti fare un piccolo lavoretto che mi ispirava tanto. E poi ho preso 1 metro, 1 metro di queste qua sbrilluccicose, rosa e verde petrolio. E 3 metri di questa qua. E però per ora vi posso dire che veramente mi trovo, cioè, con queste qua mi sto trovando benissimo, anche perché essendo, come vedete, non sono lucide, sono un po' più matte, opache, e sono molto variegate, quindi anche se, non so, l'ago mi passa di qua piuttosto che di qua, se non centro perfettamente il punto dove dovrei infilare l'ago, comunque non si vede niente, ragazze, cioè si lavorano molto bene. E mi ispiravano queste qua perché a lavorare con le piattine metalliche mi trovo un po', non lo so, mi trovo un po' scomoda, insomma.
E quindi vedete, sono anche belle rigide. È vero che hanno un costo un pochino più elevato rispetto a quanto ho speso fino adesso per le piattine, però voglio dire, uno, cioè, uno vuole anche provare queste, insomma, se mi trovo bene acquisterò altre piattine ovviamente, però per ora vi posso dire che queste sicuramente sono buonissime. E niente, questi sono i miei acquisti. I regali che mi sono stati fatti e saluto ancora le ragazze e spero di vedervi al più presto e niente, saluto tutti quanti, un grande bacione, ciao, alla prossima!